questa sera siamo in diretta di martedì perché di sera, come avete visto, eravamo al circuito del Sachsenring ad intervistare Valentino, e questa sera in esclusiva dal pub Three Lions di Londra con il capo ultra Garnet Southgate. He's coming home, football's coming home, he's coming home, football's coming home, he's coming home, football's coming home, he's coming home. Vard is on fire, your defense is terrified, Kane is on fire, your defense is terrified, Sterling is on fire, your defense is terrified, Ali is on fire, your defense is terrified, la 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 la. Ragazzi, ricomponiamoci, quindi mettiamoci a posto, facciamo sedere i nostri due ospiti, Maurizio e Samuel. Allora, avete visto questo inizio spumeggiante, avrete capito che questa sera un leitmotiv saranno i mondiali, ma non solo. Southgate alla nostra sinistra, che è esaltato per questa Inghilterra che è arrivata in semifinale. Cosa dici, Gareth? 60.000 panciotti venduti da Marks & Spencer, tutti a copiare il mio look. Anche te hai copiato il tuo look. I got it. Yes. Yeah. Yes. Maurizio e Samuel. Maurizio, abbiamo questa sera l'onore di avere gli amici del Real Veneranda. È una squadra di calciotto che di Pesaro fa abbastanza famosa, la conoscono tutti perché si chiama Real, solo per quello, l'avete già capito. Maurizio, raccontaci un po' di voi. Sì, allora, Real nasce da un'idea di tre amici che si sono resi conto che il campo di calcio a 11 era un po' troppo grande. E quindi abbiamo deciso di creare una squadra di calciotto. Maurizio, quanti anni avete? Siamo ormai over 40, mediamente. E voi ritenete che il campo da 11 è grande? Molto grande. Allora io guardo un attimo i miei amici, perché quest'anno noi stiamo giocando a calcio a 11. Perché avevamo detto di tornare al calcetto, perché ci sembrava largo e lungo il campo, in realtà ci stava stretto. Se noi pensavamo al subbuteo, invece abbiamo raggiunto un accordo sul calciotto. Quindi da 5 anni che facciamo questa... ci incontriamo e ci divertiamo insieme, e da quest'anno abbiamo anche, diciamo, sposato il mylogo.shop, che è il nostro nuovo sponsor. E grazie a mylogo.shop siamo anche riusciti a ritornare sul mercato con grande impeto, e quindi speriamo quest'anno di fare un gran campionato. Quest'anno com'è andata, Samuel? Come è andata quest'anno? Quest'anno è andata abbastanza bene, puntavamo, diciamo, più in alto, diciamo, a raggiungere, diciamo, una finale. Invece, quindi è andata male? Senza l'avvocato non parlo. Sì, perché Maurizio è il presidente, invece Samuel è un giocatore, quindi... Presidente... È andata abbastanza male. Un quarto di finale, se non sbaglio. Un quarto di finale, sì, come ogni anno poi. Ah, ecco, quindi tutti gli anni uscite quarti di finale. Sempre in quarti di finale. Senti, ma che cos'è, una categoria, una serie, un campione? Cioè, cosa... Sì, sinceramente è un bel campionato provinciale, ci sono 42 squadre che partecipano, diviso tra Serie A e Serie B, quindi un'ottima organizzazione. Voi siete in serie? Siamo in Serie A. In Serie A, ok. E quindi sì, è un bel passatempo, diciamo, impegnativo, e ci divertiamo insieme con vecchi amici. Ok. Senti, entriamo un attimo sull'argomento dei mondiali, Samuel. Aspetta che c'è Andrea Ambrogiani che salutiamo, interviene. Saluta tutti senza giacca, ma soprattutto un abbraccio ai ragazzi del Real Veneranda. Ovviamente il suo leitmotiv è... Entusiasmo. Allora, Samuel, mondiali. Domani sera abbiamo la seconda semifinale, Croazia-Inghilterra. Hai visto che noi abbiamo una leggera simpatia, forse l'avrai notato, per una delle due squadre, anche se io dall'inizio del mondiale dico che secondo me vince la Croazia. Come la vedi tu? Anche secondo me vince la Croazia, perché è una squadra, diciamo, per me nettamente superiore all'Inghilterra. Poi diciamo, con un centrocampo, siamo così. Vedete qui Garrett, sappiamo Garrett, che non approva.
Allora. Mi rimetto il panciotto come Dio comanda, esatto. E possiamo disquisire all night long. Però domani sera il responso lo darà il campo, quindi inutile che stiamo qui a parlare, domani sera si gioca. Paolo, domani sera come la mettiamo? Come la mettiamo? In Croazia? Certo, scusa, come la vuoi mettere? In Croazia, Inghilterra? Vincere Inghilterra. Vincere perché una finale Francia-Inghilterra è storia, non può entrare una Croazia così. In una finale, quindi sai già che entrerà la Croazia. La Croazia, esatto, quindi dici così. Te Alberto come la vedi? Sono d'accordo con Paolo, vincerà l'Inghilterra anche abbastanza nettamente. Senti, ma perché tu sei senza giacca e noi con la giacca? Così. Così, perché tu ci incarni senza giacca, quindi no, ci teneva a valorizzare la cravatta nera con la camicia blu. Perché dopo ne parleremo. Dopo ne parleremo. Michele, un tuo giudizio sul mondiale del Giappone? È una novità. Ancora, il Giappone. Dopo essere usciti li hanno imbarcati quasi tutti sulle baleniere, per cui... E anche io farei un commento sul mondiale africano e sulla partita Francia-Belgio, dai, allora, dilla, è tutta la sera che lo dici, è tutta la sera. C'è stata una partita, un derby tra Congo-Belga e Africa. Equatoriale. Cioè, lo sta imboccando proprio, lo sta imboccando parola allora, perché tutti i giocatori l'Africa sia del Belgio. Invece sull'equatore la guardo un attimo dal meridiano di Greenwich, quindi Africa meridionale. Vabbè, questa è la geografia di Michele. No, adesso tornando al fatto, stasera c'è stata, parliamo anche della partita di stasera. Giusto. Che ha visto qualificare la Francia. E sicuramente per quello che abbiamo potuto vedere tra la pizza e le penne picchio pacchio, direi che è meritatamente passata una Francia che aveva una marcia in più. Sì. Chi ha segnato, Michele? Un TT, bel gol di testa. Se abbiamo lo scoop della serata, però Alessandro Pandolone ha detto che Maurizio Perlini è il prossimo DS del Santa Venerata. Ah sì? È un segreto. Ecco, quindi è uscito proprio. Non può parlare, ok. Quindi Marco, allora come la viviamo questa vigilia? Siamo abbastanza tesi, domani sarà uno scontro abbastanza importante. Sono 52 anni che aspettiamo di rigiocare una finale mondiale, dopo aver rubato quella del 66, cerchiamo di vincerne una. E dopo che vi è stata rubata quella del 90. Vabbè, però non era una finale. Era la semifinale. La Germania perse i rigori. Esatto, adesso speriamo di rimettere la seconda stella sopra i tre leoni e tornare in patria da trionfatori e percorrere la via sotto Buckingham Palace al pari della nostra amata regina. Allora, spiegaci questa cosa, come mai il tuo compagno di fede nerazzurra ieri sera, Valentino, anche lui tiene per l'Inghilterra? Cos'è che unisce l'Inghilterra e l'Inter? Non vincete mai? Questa è una battutaccia e invoco anche l'intervento dell'amico in nero azzurro Alberto Rigucci e do a lui la risposta, o anche di Graziano. Loro fanno il mercato. Quando vinciamo lasciamo il segno. Esatto. Così? Loro non l'hanno mai fatto. Oggi però tu hai dato una previsione. Non si gioca più nel campionato, nella Champions League, 4 tripleti più nell'ordine 4 supercoppe italiane, 4 supercoppe europee e 4 mondiali per club. Ne riparliamo nel 2022. Dateci la tavolina o risparmiamo tempo. Allora, quindi secondo te questo passaggio di Ronaldo alla Juventus effettivamente cambierà? Fa la differenza, cambia le gerarchie del mercato. Io e Rigo eravamo gasatissimi per l'ingaggio di Politano e adesso abbiamo di nuovo le orecchie e la coda tra le gambe, perché effettivamente una star così era dai tempi di Ronaldo e Zidane che non sbarcavano in Serie A. No. 33 anni comunque. Tu che sei il nostro juventinologo, sei contento o no di questa cosa? Sì, direi di sì. Secondo te? Direi di sì. Dai, spiegaci cosa succederà nella Juventus. Succederà nella Juventus? Non lo so cosa succederà nella Juventus. Ti posso dire quello che succederà nella Champions League, che la finale sarà Juve-Paris Saint-Germain, 1-1 al 90esimo, Ronaldo va a tirare il rigore e c'è Buffon in porta. E finalmente capiremo
se la Juve che è maledetto era Buffon che portava sfiga. Quindi questo sarà... Questo sarà il Buffon che pare un rigore a Ronaldo, sarebbe figo da bestia. E sull'arrivo di Buffon al Paris Saint-Germain cosa ci dici? Sei contento? Ti dispiace? Sei contento che continui a giocare? Ilaria D'Amico secondo te lo seguirà o no? Ilaria non mi ha telefonato. No, ancora non ti ha detto niente. Quindi penso che lo seguirà. Lo seguirà. Cioè, perché doveva dirlo a te? Cosa c'era fra te e Ilaria? Niente. Ah, ecco. però poteva dirlo. Ecco, niente, però poteva dirlo. No, sono contento, perché no? Sì. Chi è che non avrebbe proseguito in una delle più forti squadre d'Europa a 8 milioni 8, all'anno? 8, mi pare 4 milioni, 4 8, milioni, 8 milioni di buone ragioni 12 all'anno. 12 milioni in 4 anni. Va bene, vedremo. Ha fatto benissimo, bellissima città. Quindi è la scelta giusta. Parigi è Parigi, alle donne piace. Parigi. È tanto orgoglioso. Poi si è presentato alla classica presentazione dei giocatori del calciomercato che dicono darò tutto. Vabbè, questo è ovvio. Appunto. Cioè, hai visto ovvio. Uno che ti dice ti do 8 milioni all'anno, beh, ti darò quello che ci voglia. Darò tutto, beh, grazie. Sentite, ma secondo voi 33 anni, Ronaldo farà ancora la differenza che ha fatto gli ultimi anni, oppure non è un caso che arriva in Italia a 33 anni? Cioè un pochino avanti. Michele, cosa dici? Considerando che da noi qualcuno fa la differenza a 52, sì. Da noi lunedì. Da noi lunedì qualcuno fa la differenza a 52 anni. Penso che lui a 32, lui è veramente ancora, secondo me, da dare. Non perché è venuto la Juve, ma perché sappiamo quanto è forte. Quindi, Samuel, cosa ne dici? Allora, noi come vedi straparliamo, tu invece sei uno che gioca a calcio sul serio, quindi insomma, cosa ne pensi di questo arrivo di Ronaldo, in Italia? Ronaldo in Italia, secondo me, è un gran giocatore, lo sappiamo, cioè, fisicamente è una bestia. Stai rispondendo serio? Stai rispondendo serio, giustamente. No, cioè, parliamo di un giocatore, un vero giocatore. Beh, anche Buffon è un vero giocatore. Sì, dico, Buffon, no? Come dicevamo prima, parliamo di età. Buffon ha 40 anni. Io è un vero giocatore, non ho capito. Un altro tipo di gioco, esatto. Un altro tipo di gioco. Ecco, quindi. Ci chiedono... 40 anni di un portiere valgono 32 di un attaccante. Ci chiedono uno spronostico sulle prime 4 in classifica della prossima Serie A. Io già la prima l'ho detta, per cui... Scudetto assegnato, seconda Chievo, terza Cagliari, quarta Sassuolo. Sei caustico, sei caustico. Sono cauto, sei caustico. Con questa classifica sarà un campionato bellissimo. Come ti salta il nemico? Mercato appena iniziato, no, è impossibile. Un Chievo secondo, un Cagliari terzo. Chievo l'ho già spiegato la scorsa settimana, che ha fatto una campagna acquisti faraonica. La tua è la classica situazione dell'interista, che quindi mani avanti, capito? Quindi così, proprio mani avanti fuori, capito? Così, quindi, cornetti allora, nelle tasche. No, e secondo voi il Milan le giocherà, Maurizio, le giocherà le Coppe Europee il Milan oppure no? Si recupererà qualcosa o no? Sembra difficile, perlomeno sembra più probabile che ci sia la Fiorentina a giocare le Coppe Europee quest'anno. Poi bisogna aspettare, non so quali sono i termini ufficiali, le date e il resto. Ma andrà a buon fine questa rifondazione di soldi che dicono? Io da buon juventino spero di no. Spero di no, certo. Quindi... Senti, ma noi leggiamo qui sulla maglietta MyLogo. Cos'è esattamente MyLogo, Maurizio? MyLogo... Di cosa si tratta? Il vostro sponsor cosa fa? MyLogo è una piattaforma e-commerce che permette a tutte le associazioni sportive di avere il proprio merchandising, quindi diciamo anche noi associazioni un po' più, tra virgolette, povere e anche quelle un po' meno organizzate, senza fare magazzino, hanno la possibilità di avere i propri prodotti e quindi vari, da un cappellino a una polo. Ma quindi voi, scusate, il vostro punto vendita a Pesaro dov'è? In via Branca? No, non c'è un salto. No, ecco, pensavo che al mercato il martedì. Pensavo il Real Veneranda Boutique, non c'è. Veneranda c'è solo la sede ancora. La tienda ufficiale. Esatto, quindi. Quindi diciamo, sì, questo è myluogo.shop, che è un'idea che noi, come ti dicevo, abbiamo sposato da subito perché sembra molto interessante, certo. Soprattutto per queste associazioni sportive che non hanno un potere economico come magari altre società. Dà la possibilità. Come il vero Reale, ad esempio. Esatto. Effettivamente dà la possibilità di avere comunque da gestirsi qualcosa, dei gadget, è molto interessante.
Senti, ma visto che è un futuro DS, avrà pensato a qualche Ronaldo di casa De Noantri da portare nella tua squadra? Ogni anno facciamo del calciomercato, cerchiamo sempre di fare gli acquisti giusti. Quest'anno ne abbiamo fatti un paio, però nel pacchetto arretrato, quindi diciamo davanti siamo a posto. Okay. Perché mi pare, dove è andato il centravanti, quello bello? È là? Ecco là che sta guardando, esatto. Sì, sì. È andato a truccarsi, ho capito. Quindi sono acquisti in difesa. Se posso dare un consiglio, io forse lui manderei qualche osservatore a vederci il lunedì per vedere se pensavo che qualche provino, se c'è qualche tanto provino. Giochiamo a Santa Veneranda, tanto giochiamo a Santa Veneranda, sì, sì. Chilometri zero. Esatto. Veniamo via con poco. Senti Samuel, invece domani ci sarà anche la presentazione del nuovo allenatore della Vispesaro alle ore 15 in comune. E come vive anche la Pesaro sportiva, proprio attiva, questa Vispesaro che ritorna in Serie C, questo grosso interessamento della Sampdoria? Come la vive? Secondo me, cioè, la sta vivendo abbastanza bene, perché dai, è una vetrina che diciamo, cioè, ci mostra, diciamo, anche sul calcio nazionale, calcio professionistico, esatto, seguito dietro anche da una società come la Sampdoria, che praticamente, cioè, ci dà anche sbocco, diciamo, anche ai nostri giovani di poterli, no? Adesso però sembra, dalle ultime dicono che dovrebbe venire Quagliarella a Pesaro, cosa ne pensi? Lo prendiamo, lo prendiamo a occhi chiusi, come Ronaldo in Serie A più o meno. In vacanza, Bagni, sì, Gilberto. Bagni Gilberto, lo portiamo. Si è parlato anche di Attilio Lombardo e Salsano, mi sembra, no? Che vengono a giocare da Narvis. Anche Mancini, no? No, Mancini adesso è impegnato. Fra un po' inizia la Nations League. Allora, quindi torniamo un attimo sull'Inghilterra, Marco, perché se l'Inghilterra dovesse andare in finale, cosa succederà a Wimbledon domenica alle 17 nella stessa ora in cui ci dovrebbe essere la finale di Russia? Ma per quanto siamo tradizionalisti, per me Federer e Nadal giocheranno in contemporanea. Alla finale, sì. Sarebbe una rottura di tutti gli schemi e di tutte le tradizioni. Adesso faremo una telefonata a Elisabetta e a Teresa per sentire un po' cosa ne pensano. Schemi e tradizioni va bene, ma vanno in finale ogni 60 anni, cioè, quindi non è uno decide, schema, è una tradizione. Decide Elisabetta. Decide Elisabetta. Facciamo decidere Elisabetta. Non Teresa. Betty. No. Teresa un po' più pragmatica. Sì, sì, facciamo decidere Elisabetta. Elisabetta. Sentite, stessa cosa sta succedendo in Francia, perché mentre la Francia arriva in finale è partito il Tour de France e non sanno bene cosa fare, ci sono tutti i tifosi della Francia che vanno sulla strada con la maglietta eccetera, quindi anche lì c'è un po' di confusione a proposito di Francia, Tour de France. Noi in Italia cosa facciamo invece? Andiamo al mare? Noi andiamo al mare, esatto, sì, andiamo, sì, al mare. Sì. Non c'è niente, il Giro domenica d'Italia pomeriggio stato... tutti a Marina a prendere il sole, quindi non vedremo la finale insieme? Sono molto in dubbio, perché tu puoi andare... Io a parte che sarò a Mosca al Luzhniki Stadium a giocarla, quindi allora, c'è poco da decidere. Noi ai nostri followers, come dicite, come si pronuncia? Followers. Ai nostri followers diciamo che ancora non sappiamo bene cosa faremo in occasione della finale. Magari mandateci dei suggerimenti, vedete se vogliamo fare una diretta, se ci vogliamo vedere, potrebbe anche essere interessante. Però aspettiamo più che altro vostre indicazioni. Sì, chiudo con ancora questa nostra supremazia dicendo che nelle semifinali che abbiamo visto, le quattro squadre che abbiamo visto stasera e vedremo domani, ci sono 9 giocatori del Tottenham. Meditate, gente, meditate. Eliminato dalla Juventus. Meditate, gente, meditate. 9 giocatori del Tottenham. Eliminata dalla Juventus senza Ronaldo negli ottavi di finale di quest'anno, giusto o no? È giusto, ma questa è un'altra storia. Ecco, ok. Ragazzi, vi salutiamo, grazie per averci seguito. Ciao, mettete i like sulla nostra pagina Facebook. E anche su quella di MyLogo. Senza giacca MyLogo. Senza giacca MyLogo. Grazie a tutti, buona serata. Ciao ragazzi, ciao, buon mondiale. Ciao. Buon mondiale.